Siamo in collegamento con Paolo Fasce, dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Nautico di Genova e Camogli, e con lui parliamo delle iscrizioni degli alunni alle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2021-2022 e di quali dati emergono. Per la verità, i dati sono un po' i soliti e si conferma la tendenza dei licei ad essere un po', la gamba forte del sistema di istruzione del, secondo ciclo. I tecnici sembra che reggano, gli istituti professionali sono sempre più marginali. Sembra quasi che l'idea, degli italiani, delle famiglie italiane, sia che soltanto la scuola liceale è la scuola seria. Ma intanto, come dire, non sono notizie belle perché in un paese che è manifatturiero, che è la seconda potenza manifatturiera dell'Europa dopo la Germania, perdere utenza anche per il calo demografico in qualche caso, che sta per diventare, cioè, adesso l'onda lunga non è ancora arrivata, diciamo, alle scuole superiori, ma si intravede questo elemento. Il fatto che con un leggero calo demografico i licei incrementino e il resto invece decrementi o tenga solamente è una notizia da prendere politicamente in considerazione. C'è un grave danno per il futuro del paese, nel senso che noi abbiamo assolutamente bisogno di costruire figure professionali che non si inventano dall'oggi al domani. Faccio un esempio molto semplice, il mio caso, io ho fatto il liceo, mi sono laureato in ingegneria e poi ho fatto l'insegnante. Allora, forse se uno fa l'istituto tecnico e poi fa ingegneria, poi dopo fa l'ingegnere per davvero, no? Quindi c'è bisogno di costruire delle professionalità che partano dalla esperienza che viene fornita proprio dagli istituti tecnici e in molti casi anche dagli studi professionali. Io credo che siamo legati molto a una contingenza. Faccio l'esempio degli istituti alberghieri. C'è il Covid, naturalmente c'è una crisi, diciamo così, lo vediamo sui giornali, no? I ristoranti sono chiusi, c'è un grandissimo calo nelle iscrizioni degli istituti alberghieri, ma il Covid finirà, cioè voglio dire, anche il mio nautico ha abbassato il numero degli iscritti quest'anno, perché tutti pensano alle navi Costa, Crociere, MSC, eccetera, eccetera. Ma le gasiere, le petroliere, le navi porta container continuano a girare, non è che ci sono solo. Quindi, come dire, c'è una visione molto a corto raggio nell'orientamento dei genitori che vede un po' il contingente e non vede il futuro. Bisognerebbe forse un po' sdoganare anche, come dire, mediaticamente il mondo del lavoro. Senti, in tutto questo, secondo te, come gioca anche tutto il tema dell'alternanza scuola-lavoro, su cui, come ben sai, non da oggi le polemiche si sprecano? Questo è un grave arretramento, nel senso che le proteste comprensibili, ma non giustificabili a mio giudizio, degli studenti liceali ha portato a questo cambio di nome. È una grave regressione. Alternanza scuola-lavoro non è una brutta parola, non è una brutta locuzione. Noi abbiamo un percorso più o meno lungo di studi, ma poi si finisce a lavorare. Auspicabilmente, no? Quindi voglio dire, io posso fare il tecnico, il professionale, il liceo, quanti sono i liceali che poi fanno i ragionieri? Io ne conosco, no? Cioè, voglio dire, non hanno proseguito gli studi e si sono organizzati, poi hanno, cioè, quindi non c'è solo lo studio, c'è anche il lavoro. Lo studio è una componente importante che deve ovviamente costruire la persona, ma ha uno scopo. Stare bene, stare sereni con se stessi, con la propria famiglia, con la società, e questo avviene anche tramite il lavoro. D'altro canto, il primo articolo della Costituzione, come dire, non dice, no, che il lavoro è una brutta cosa, no? Quindi alternanza scuola-lavoro, primo articolo della Costituzione. Io avrei difeso questo nome perché non è assolutamente un cedimento. Se sento, come dire,
cedimento alle aziende, ma che cedimento alle aziende? No, noi siamo paritetici rispetto alle aziende, noi ci confrontiamo con le aziende, noi abbiamo bisogno del rapporto con le aziende perché costruiamo il futuro dei ragazzi. Senti Paolo, c'è forse anche un altro aspetto, che è il tema dell'orientamento. Ora, senza voler semplificare eccessivamente, per carità, però c'è un po' questa idea che arrivati alla fine del percorso del primo ciclo, quindi al terzo anno della secondaria di primo grado, si va un po' a vedere come va lo studente, se va molto bene, ottimo, allora è adatto al liceo, se va non troppo bene, magari in lingua italiana non è tanto brillante, allora è più adatto al tecnico, se invece proprio è un po' scarsetto, allora è meglio che vada al professionale. Forse ci vorrebbe anche un orientamento nei confronti degli studenti fatto in maniera un pochettino più scientifica, diciamo così. Sì, io credo che sia assolutamente necessario istituire, come sono stati istituiti dei corsi, dei master, dei corsi di perfezionamento sull'autismo, sui disturbi specifici dell'apprendimento, è necessario professionalizzare gli insegnanti che si occupano di orientamento nelle scuole medie. Perché? Perché no, non sempre conosce. Allora, istituzionalmente l'insegnante di una scuola secondaria di primo grado che si occupa di orientamento, tipicamente l'insegnante di lettere. Nella scuola media non ci sono tecnici, non ci sono soprattutto umanisti, storia dell'arte, musica, due lingue, tutte cose meravigliose che assolutamente sono fondative e io non starò qui a dire niente di male su queste cose, assolutamente, sono fondativi, ma c'è bisogno di una conoscenza approfondita di tutto lo spettro che offre il territorio. Quindi gli insegnanti che fanno orientamento devono venire fisicamente nelle scuole superiori e conoscerle una per una. E dopodiché devono essere in grado di astrarsi da quello che è la propria autobiografia di persona che ha fatto l'università di lettere o di scienze, eccetera, eccetera, astrarsi da questa biografia e capire, interpretare, decodificare le esigenze del territorio connettendole con le aspirazioni e i bisogni del ragazzo. In questo modo noi possiamo sviluppare tutti e ciascuno, perché abbiamo dei paradossi, no? Il figlio dell'avvocato, se gli dici devi andare a un professionale, quello lì ti fa causa, no? Ci sono delle aspettative fortissime da parte delle famiglie che capisco, ma se tutti vanno al liceo perché il liceo è di moda, non va bene. Se vanno al liceo perché hanno un progetto di vita, nulla da eccepire. Senti, ancora un argomento ed è il problema degli orari delle scuole secondarie di secondo grado e quindi dei diversi indirizzi. C'è una questione di fondo che i licei sono a meno di 30 ore, mentre i tecnici e i professionali vanno molto al di là di questo tetto. Forse anche gli orari influiscono un po' sulle scelte, sulle decisioni degli studenti. Cosa ne pensi? Non è un dettaglio secondario, immedesimiamoci in un ragazzino che sta facendo la terza media, perché chi si sceglie a gennaio della terza media, no? Ecco, questo ragazzino vede il proprio futuro e valuta in base a che cosa? Immaginiamo noi stessi a 13 anni, immaginiamo noi stessi a 13 anni. Ecco, mi offrono una scuola, una scuola con 27, 28, 30 ore, i licei, e dall'altro lato ci sono le scuole tecniche e professionali che hanno 32 o 33 ore. Questo significa che in una settimana lunga, fino al sabato, si esce con i licei sempre entro l'una, e se c'è il sabato libero, si esce entro le due. Mentre nei tecnici e professionali con 32-33 ore io ho sempre un pomeriggio o comunque esco più tardi. Probabilmente una equiparazione di orario che restituisca al pomeriggio cose che dovrebbero essere, come dire, più vocazionali,
che potrebbero connotare diversi gli istituti tecnici. Faccio un esempio molto sciocco. Io sono dirigente di un istituto nautico, nel biennio non ci sono più le arti marinaresche. Le posso offrire al pomeriggio, le offro al pomeriggio come curriculum integrativo. Naturalmente bisogna collegare l'offerta del TOF reale, concreto, con il potenziamento. Che non mi deve arrivare l'insegnante che è in graduatoria e devo assumermi, deve arrivare quello che chiedo io per fare quello che devo fare, e con un'equiparazione di tutti gli orari, in modo tale che questo elemento sia superato, perché altrimenti purtroppo molti scelgono in funzione di questo parametro. E li capisco, se avessi 13 anni, probabilmente questo elemento sarebbe rilevante. Paolo, chiudiamo con un tema che certamente a te sta molto a cuore anche in relazione alla tua vita professionale. Tu hai fatto per molti anni anche l'insegnante di sostegno. Ecco, parliamo di come i disabili, gli alunni con disabilità si ripartiscono nelle scuole superiori. Non c'è una uniformità, cioè. Diciamo c'è una maggior concentrazione in alcuni tipi di scuola secondaria e una quasi assenza di alunni con disabilità in altri tipi, in altri indirizzi. Cosa ne pensi? Penso che questo è un grave danno per i ragazzi disabili che sono, e le ragazze disabili che sono concentrate in poche scuole e quindi di fatto poi si costruiscono o ricostruiscono le classi differenziate, volenti o nolenti. Ed è un grave danno per chi il disabile in classe non ce l'ha, perché non fa un tipo di esperienza che è assolutamente formativo. Io mi ricordo, ero già abbastanza adulto, uomo, quando ho fatto il mio primo caso, mi ho detto, oddio, cosa faccio adesso in questa situazione? E però confrontandomi con le mie debolezze, con la mia professionalità, con il mondo reale, ho sviluppato tutta una serie di competenze. Ecco, queste competenze possono essere assolutamente diffuse grazie alla diffusione degli studenti disabili in tutte le scuole. Purtroppo i licei spesso fanno un orientamento implicito, non c'è bisogno di scrivere sul TOF noi siamo una scuola che non ha i disabili, basta mostrarla e quindi, come dire, si fa anche un orientamento così, noi non abbiamo disabili, quindi voi non avrete rotture di scatole. Non sono rotture di scatole, sono un elemento fondativo della costruzione della persona come elemento sociale dentro un contesto che è quello del paese. C'è un elemento che è particolarmente rilevante sul tema dell'inclusione scolastica e quindi dei disabili nei licei. Nei licei noi abbiamo le didattiche più tradizionali. Ok, allora molto spesso si fa un orientamento implicito che dice: ah, ma noi non siamo, signora, noi non siamo attrezzati. Cosa vuol dire che non siamo attrezzati? Vuol dire che non abbiamo voglia di cambiare tipo di didattica per passare da una didattica generalmente frontale a una didattica attivistica, dove i ragazzi possono lavorare assieme e lavorare anche con i disabili per poter sviluppare ciascuno le proprie competenze. Quindi c'è proprio una resistenza, no? Per quale motivo, come dire, molto spesso ci sono passaggi degli insegnanti, dico, i trasferimenti, come dire, sono un miglioramento alla carriera, in che modo? O mi avvicino a casa oppure vado a insegnare al liceo. No, non è questo, bisogna inventare delle carriere che ciascuno sviluppi nella propria scuola, no? Allora, se noi riusciamo a per sviluppare nuove didattiche in tutte le scuole è stata una cosa favorita proprio dall'inserimento dei disabili, no? Questo è un valore aggiunto dell'inclusione italiana, che dove sono arrivati hanno cambiato la didattica. Allora, portiamoli un po' dappertutto. Bene, ringraziamo Paolo Fasce per queste sue interessanti osservazioni e ci diamo appuntamento magari per un prossimo incontro in cui possiamo approfondire qualche altro tema, magari soprattutto questo degli alunni con disabilità nelle scuole superiori, che certamente è un tema che
tocca molti insegnanti, molte scuole e anche molte famiglie. Grazie ancora Paolo Fasce. Grazie a voi dell'ospitalità.